Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto grave, gravissima per me, che abbiamo visto tutti all'interno delle ultime ore, perché è scoppiato il caso, è stato ammesso dai diretti interessati che c'è stato qualcosa ai danni della Juve in passato. Sto parlando del caso di intercettazioni illegali che state, insomma, leggendo in questi giorni. Torniamo un pochino a parlarne perché ci sono veramente tante cose da dire, ragazzi, tante cose nuove che sono emerse e quindi di conseguenza dobbiamo assolutamente andare a dibattere su questa situazione. Perché è una cosa che, sinceramente parlando, raga, cioè, trovo che sia di una. Qui bisogna parlare veramente tanto di questa situazione perché è gravissima. Questa non è una cosa normale. Questa è una cosa gravissima, come la mettete? La mettete. Prima di iniziare, come al solito, tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like e la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano praticamente mai i video, quindi mi raccomando, e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, a un certo punto della nostra indagine abbiamo scoperto tramite delle confessioni fatte in questura che in vari momenti degli anni precedenti la Juventus è stata accusata di varie cose, ma è stata anche spiata, cioè la Juve è stata spiata ufficialmente da alcuni reporter che sono stati autorizzati senza un mandato a mettere sotto controllo i telefoni di chi lavorava alla Juventus, i telefoni di vari dipendenti della Juve, di alcune personalità molto importanti della Juventus, tra cui Cristiano Ronaldo, ma anche altri dirigenti che noi abbiamo avuto negli anni scorsi. All'interno di queste intercettazioni, questi soggetti non hanno trovato niente di compromettente o comunque niente di grande per poter andare a creare uno scandalo, ancora, insomma, un nuovo scandalo, però fatto sta che tutti i problemi che noi abbiamo avuto negli scorsi anni, dai problemi sui giornali alle accuse che ci sono state, fino a quello che è accaduto, insomma, per quanto riguarda le varie accuse, hanno un perché. Ecco perché noi eravamo costantemente spiati, eravamo costantemente sui giornali, perché c'era qualcuno dietro che ascoltava tutte le nostre conversazioni. E questa è una cosa che, per quanto riguarda lo Stato in Italia, è veramente grave. Perché in Italia io voglio ricordare che tu puoi indagare su qualcuno, ma ti serve un'autorizzazione. Cioè, se tu vuoi indagare su qualcuno, sei un qualcuno che ha deciso di indagare su qualcuno, devi avere un'autorizzazione scritta, ok? E devi mettere al corrente comunque le persone. Qui non c'è stato niente. Qui ci sono persone che hanno ricevuto semplicemente un'autorizzazione di indagare su di noi verbale. Una cosa dice indaga sulla Juve e basta. Questo ti fa riflettere su tante cose. Questa è una cosa che ti fa riflettere veramente tantissimo. Se tu ci pensi, è una cosa che ti fa rabbrividire, perché siamo tutti sotto controllo da questo punto di vista. Oggi anche tifare Juventus è diventato quasi una cosa pericolosa, no? Perché viene visto ed etichettato come qualcosa di negativo. È chiaro che ci siano state delle prove palesi, infatti sono uscite, che eravamo spiati praticamente tutti i giorni. Tutti i giorni, ragazzi, per anni noi siamo stati spiati. Tutto quello che c'era all'interno delle varie strategie della Juve era già detto, già scritto. Loro sapevano già le cose in anticipo ed è per questo che sui giornali comparivano insomma, delle situazioni molto particolari ai nostri danni. Ora, questa è una cosa che può essere punibile subito. Non c'è bisogno neanche di andare a processo. Quando tu metti sotto controllo i telefoni di qualcuno e non puoi metterli sotto controllo, questa è una cosa che si può punire subito. Io non credo ci sia neanche bisogno di andarci a di andare a discutere di questa cosa, perché è chiaro che si sta parlando di una cosa gravissima. Cioè, io sono un normale elemento che lavora per una società di calcio, io mi devo creare il problema che tu arrivi e mi cominci ad indagare e a spiare le conversazioni perché sei pazzo e malato di mente. Perché da questo punto di vista vuol dire essere proprio malati mentalmente per andare, da questo punto di vista, a spiare qualcuno senza una ragione. Perché? Perché viviamo sempre con le cose puntate, con i cannoni addosso praticamente.
come se noi dovessimo per forza fare qualcosa di sbagliato, dovessimo per forza fare un reato, come se noi fossimo quelli da beccare ogni 5 minuti. Tutte le cavolate che fanno le altre squadre, niente. Però qui ci sono stati dirigenti sotto controllo per tutti, per anni. Qui si sta parlando di anni. Non si sta qui si sta parlando di anni, cioè loro erano sotto controllo per anni. E allora io mi meraviglio veramente di questa cosa. Mi meraviglio veramente di questa cosa, ma lo sapete che cosa mi fa pensare questo? Che noi siamo totalmente scoperti. Io ho parlato più volte su questo canale, l'ho detto tante volte, di questa situazione. Avevo, non so se vi ricordate, ma anche negli anni precedenti, quando dicevo, ragazzi, ma c'è qualcosa che non quadra, perché questa cosa che è finita, che di cui si sta parlando, non la sapeva nessuno, la sapevano qualche addetto ai lavori, qualche addetto ai lavori in giro che conosceva le voci dell'ambiente, conosceva alcune personalità dell'ambiente, e lo sapevano i dirigenti. Come fa a saperlo X? È una cosa che non può sapere, è una cosa stranissima. Quindi c'è qualcosa che non va. E quando dicevo sta cosa, e infatti c'era qualcosa che non va, come avete visto. Ma vi sembra una cosa, cioè io sono veramente scioccato, veramente non riesco neanche a comprendere come si possa fare una cosa del genere. E poi mi dovrei, si è parlato di tanti anni per questa cosa, no? Si è parlato di Juventus che costantemente non aveva difetti, di una Juventus che costantemente non riusciva a fare. Questo è l'unico paese in cui, anziché andare a lasciare in pace chi lavora, continuano ad attaccarli in continuazione. Questo è l'unico paese all'interno del quale c'è questo atteggiamento. L'unico paese. L'unico. Non c'è neanche una ragione per la quale una persona possa indagare su un'altra senza un'autorizzazione. Ci rendiamo conto a che livelli siamo? Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Cioè, io trovo che sia una cosa gravissima. Io non so se vi rendete conto di cosa hanno fatto. Perché loro volevano far scoppiare chissà quale scandalo. Io non so cosa sperassero di trovare, cosa volessero trovare all'interno delle intercettazioni, forse un contatto con qualche altra persona. Non hanno trovato letteralmente nulla, se non le cose che sono state dette mille volte. Però non è questo il discorso. Il discorso è, non è normale il fatto che una persona che stia lì a lavorare venga spiata da gente a rang così, gente che spunta e dice sì, io li stavo spiando per anni, ragazzi, per anni. E allora mi domando, da questo punto di vista, perché la Juve deve subire tutto questo? Ma la Juve deve andare fuori dall'Italia, la Juve deve trovare un modo per andare fuori dall'Italia, deve trovare una capacità, perché tanto abbiamo capito che la situazione qui in Italia è diventata insostenibile, perché io non ho mai visto una cosa del genere. Io non ho mai visto una cosa del genere. Io non posso stare in un paese all'interno, cioè qui non puoi tenere la squadra in un paese all'interno del quale, cioè tu non puoi rimanere in questo stato, cioè non puoi restare in questo stato, perché non è una cosa normale. Cioè, vabbè, ma questa è un'indagine che è stata fatta, è un'indagine che come al solito riguarda chi? Riguarda sempre gli stessi. Mi dispiace, non si può fare questa cosa, non si può fare questa cosa. Io non posso andare a fare questa cosa. Cioè, capito qual è il discorso? La Juve deve trovare un modo per andare via dall'Italia. La Juve deve trovare un modo per scappare da qui. Perché quando scapperà da qui, allora rinascerà la Juventus. Perché fino ad adesso, fino a questo momento qui, ci saranno sempre problemi del genere. Lo vedete? Ogni tanto spunta qualcosa. Una volta tanto, una volta quello, una volta perché hai fatto quell'altro. E grazie che sapevano tutto in anticipo. Ecco perché sui giornali si finiva sui giornali ogni giorno con qualcosa di, perché sapevano tutti in anticipo. Tutto il mondo diciamo, dell'informazione relativa ai giornali di carta, quindi ai giornali che tu acquisti, sapevano tutto prima. Ecco perché sapevano tutto prima. Non perché fossero abili, ma perché avevano contatti all'interno del settore che ti portavano a fare, ad avere queste prove in evidenza. Ma di che cosa si sta parlando? Cioè, ragazzi, ma veramente qui non siamo neanche più liberi di farle, di gestire una, senza essere, eccetera. Ma di che parliamo? Di che parliamo? Guarda, ci sta il cavo. Per queste cose qua, per queste situazioni qua, non esiste una scusa, non esiste un motivo, non esiste un perché. Cioè, io voglio assolutamente chiarire che questa non è una cosa normale. Questa non è una cosa normale. Se voi ritenete che questa sia una cosa normale, andate da uno psicologo, perché non è una cosa normale.
Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, spiati da dei cretini che stanno lì a sentire le cose, quello che dice, quello che fa, ma di cosa si sta parlando? Cioè, ma di cosa si sta parlando? Ma sei davvero pessimo, ma proprio si sta parlando di gente che ha 2 lire al posto, poi veramente c'hai 2 lire, cioè il cervello che non funziona, capite qual è il discorso? E ci dobbiamo ancora subire la storiella che noi siamo cattivi, ma dove? Ma dove? Ma noi abbiamo mai fatto una cosa del genere? Noi abbiamo mai fatto una cosa del genere? Ci avete mai sentito fare una cosa del genere con gli altri? Mai, nonostante ci sarebbero tanti discorsi. Allora, come al solito, voi avete fatto l'ennesima figuraccia, trovando problematiche, trovando problemi, trovando facendo cose che non servono. Complimenti, complimenti, complimenti davvero. E poi la morale ce la dobbiamo prendere dagli altri, praticamente. Cioè, io mi devo prendere la morale praticamente dagli altri, mi devo prendere la morale. Cioè, capito a che livello siamo arrivati? Siamo arrivati proprio a, siamo arrivati ad un livello di stupidità veramente impressionante. Siamo arrivati qui ad un livello di stupidità veramente impressionante. Sembra di assistere a quelle serie, a quei processi infiniti, praticamente. Boh, se voi ritenete che questo sia normale, se ritenete che questa cosa sia una cosa da fare in un contesto normale, io non so che dirvi. Non so veramente che cosa vi devo dire. Fatemi sapere.